Posso dirvi, non ho capito di quello. Ma sento che per sopravvivere devo mangiarti il cuoio delle scarpe e non potrei bere la Fanta, della Coca, nelle altre bibite americane. Perché oggi il mio fascista lo usava ai tempi della campagna greca. E andavo uno. E poi mi ha soldato tre e sparare. Salve a tutti ragazzi, qui è Alessio Seneco e oggi siamo in speciale 10 iscritti. Già avevo detto che per me è un importante traguardo, lasciare i suoi commenti. Scrivimi. Grazie, gode il spettacolo perché ha tutta la seconda guerra vista dall'Italia. Bazooka. Ah, in pigiama, con gli occhiali, siate pronti. Arrivato al campo base, era ormai troppo tardi. Mussolini aveva già ordinato l'Italia, l'Italia era già stata sconfitta. E allora decise che Bento non avrei intrapreso ancora la metà. Forse avrei dovuto attendere tempi migliori. La campagna greca non era la sola di qui. Il periodo che va a per noi dal 1945 detto seconda guerra. Tutto iniziò quel 10 di giugno del 1900, quando da Mussolini e dal balcone di casa sua verrà dicendo: popolo italiano, corri alle armi! Beh, la tua tenacia, tu non era quello all'inizio. I paesi erano il nostro continente d'Europa. Il primo settembre del 1939, quando Hitler, dittatore tedesco, invase la Polonia. All'improvviso, molte squadre erano una chiamata alle armi. Mussolini aveva ordinato infatti di sostenere Hitler nella sua invasione. Dovete partire. Spedizione dell'Africa. L'Africa fu. All'inizio sembra che andasse bene. Egitto, che ce lo aveva la RAF, ovvero Royal Air Force, l'ultimo di Stipe, l'ultimo che ci salvò da lì, era l'unità. Ero con noi altro lasse finché troppo poi durante qui era una spedizione per demona l'Etiopia. Ma questo significa un po' guerra era l'URSS se non di Hitler marciare per molti mesi nella neve, nel ghiaccio. Tante truppe naziste sembravano andate avanzare. Dormì la spedizione bene fino a che a dicembre noi arrivavamo alla capitale, al dell'URSS, Mosca.
La resistenza si è il gelido o l'inverno. Un russo civile. Vostra resta. Tra l'urso era sceso in campo anche fratelli. Da tre ci sconfissero in Africa. E anche l'urso. Se dove temo di porre le armi. Un assedio. Torre nella città. Era finita qui. Andò la guerra, diamo come cani. Sì, e poi bombardarono ormai alla fine. Circolo. Tra tre. Tre mussolini vennero. Quindi la fine della dittatura fascista che da 26 20 anni sopprimeva il popolo italiano. Guerra continuò da settembre quando voglio e dichiarò l'armistizio e la rottura dell'alleanza con Hitler, che era lì. E così migliaia di soldati tedeschi di là della base vanno al nostro paese conquistando dall'Alpi fino a Napoli. Si organizzò fondando assieme a lui la Repubblica di Sardegna. Da allora in cui chiamato Resistenza. Tutto degli angloamericani, ma in tutti i modi Italia. I tedeschi risalgono contro i nazisti uccisi. In tedesco. Quanto cosa saranno stati i 10 così di per 3 anni. Aprile 1905 finì tutto. Torino e Milano vennero liberate. L'Italia era veramente uscita. Avesse il potere e poi lo va addirittura il capo quando Gianni ci stava 28 aprile 1945 era la vera data della fine della guerra mondiale e del fascismo. Se continuo a fare video, commentate, iscrivetevi, mettete mi piace. Per oggi è tutto. E da adesso se ne è tutto. A domani, ciao!